cavolo, Crucco, non pensavo che vicino alle fogne ci fosse una caverna così tanto piena zeppa di roba. Infatti. Oh sì, cavolo, serviva proprio, incredibilmente serviva. No, basta, mi sono rotto le scale, prendo il carbone, vado avanti. Eh sì, vai, vai, prendi il ferro, qua serve. Oh, Spri, guarda, cioè, guarda l'altra caverna. Cosa? Com'è possibile questa cosa? Porca trota, ma è assurda questa cosa. Ho detto porca trota? Cos'è quella cosa? Oddio, attento, Rocco! Oddio, è un creeper gigante, porca miseria! Oh mio Dio! Devo chiuderlo! Porca miseria! Povero Rocco! È morto, no! È morto, Rocco! Oh, ecco, dice qua. Scusa! Ho detto porca trota? Cosa hai detto? Non si dice quella parola, è una parolaccia! Ma che stai dicendo? Ma non è una parolaccia dire porca trota! Ancora! Ma non è... Crucco, non la devi dire. No, ma, non la devi dire. Magari è colpa mia che ti sei praticamente morto adesso, perché ho detto quella parola, ti sei alterato. Sì. Ma scusa, per quale motivo? Ma sei così tanto sensibile? Sì, quella lì è una brutta parola, la parolaccia, non si deve dire. Ma che stai dicendo? Ma tutti quanti la dicono, non tipo, è vero, non la dice nessuno. È come dire, tipo, la parola con la C ma con la S, tipo cazzo, no? Oppure cabbo, Crucco. Basta, me ne vado. Ma che fa? Ma che stai dicendo? Crucco! Oh mio Dio, ma veramente? Ma che cavolo? Oh, sciabolette. Oh mio Dio. Oh, cavolo, ho visto quel creeper che mi... avevo paura che mi andasse addosso. Ragazzi, porca trota. Non è una parolaccia. Ma che cacchio? Oh mio Dio. È come dire, appunto, cacchio è una parolaccia. Non è cacchio una parolaccia. Oh mio Dio. Sentite, andiamocene a casa mia, ok? Perché... mi sembra strano che Crucco veramente pensa che io sia una persona così tanto ineducata. No, no, semplicemente non penso che sia una parolaccia, voglio dire. Oddio, oh cavolo, ok, vabbè. Oh cavolo, non ho neanche preso tanto ferro quello che volevo prendere. Mannaggia a me. Ah, oh, che scatole. Mi sa che dovrò prenderlo dopo, allora. Chi è adesso? Sì, c'è, Crucco? Senti, io voglio prendere un po' di provvedimenti per quello che hai fatto, quindi ho optato con me, tua madre. Cosa? Ciao, Sbreezer. Mamma, che ci fai qua? Tesorino, mi ha contattato Crucco e mi ha detto delle notizie un pochettino allarmanti. Forse dovremmo parlarne. Ovvero che cosa? Forse c'è qualcosa che non va con il tuo linguaggio, Sbreezer. Ma non dirmi perché ho detto porca trota. Sbreezer, forse stai frequentando delle cattive compagnie di questi giorni. È una parola normale, non è neanche definibile una parolaccia. Criminali. Ma che stai dicendo? Solamente perché dico porca trota. Ma di che stai parlando? Oh mio Dio. Io ti consiglio vivamente di non dirlo. Ascolta. Possiamo andare a fare, non so, un po' di terapia, qualcosa del genere. Terapia? No, grazie. Oh mio Dio, stai esagerando. Oddio, aspettate, ma quello è Harry Styles con un blocco di diamante in mano. Cosa? Harry! Diamanti? Wait, aspettami. Ok, meno male. Oh, porca miseria. Oh, sciabolette. Ok. Oh, ma che cavolo di problemi hanno? Solamente perché ho detto quella parola. Ah, oh, che idiozia. Hey, Sbri, quindi per essere bravo a dargli le mani, le devi tenere a mano aperta, ok? Vai, provaci aperta. Tu. Ok, va bene. Sì. Porca trota. Piano. Oh, scatole. Non così, però. Sbreezer. Oh. Che fa il criminale? Cosa ho detto riguardo quella parola? Qua? Ma mamma, ma non fa nulla quella parola, oh mio Dio. Sbreezer, ascolta. Quella è una parola. Oh, non fa nulla, porca trota. Oh no. Cosa? Ecco, Sbreezer, sono scappati. Sbreezer, che cosa hai detto? Cosa? Falli riapparire. Porta sfortuna quella parola. Ma che dici? Ma che sono stato io? È una parola di sfortunanzia, Sbreezer. Io ho provato ad avvertirti e tu mi hai ascoltato. Mamma, a parte che quella parola che hai appena detto tu invece non esiste proprio. Ma a parte questo, non vuol dire che allora perché io dico quella parola, insomma. Non la dire più. Ok, ma non... Prima che mi farei sparire anche la casa. Infatti. Ma è possibile che ti sparisce la casa? Perché dico la parola... Sì, sono scomparsi i cavalli, anzi, ora corri. No. Perché appena ti prendo... Cavolo, che stanchezza, fatemi ritornare a casa, non ce la faccio più.
Ma mamma, che fine ha fatto il mio divano? Sbreezer, caro? Cosa? Come vedi, l'ho sostituito per una tavolata di tè. Una tavolata di tè? Mm-hmm, questo è il tè per le persone per bene. Va bene, ok. Beh, il tè mi fa dormire prima se è quello caldo. No, devi alzarti. Alzati, Breezer. Non è per te questa tavolata. Ma non è per me? Ho detto che è per le persone per bene. E qualcuno qui non si sta comportando molto bene, Breezer. Ma di che stai parlando? Salve, posso? Ti spiace aprire, caro. Ciao. E come va? Ma Crucchino, ti stavo proprio aspettando. Prego, tesoro, vieni a sederti. Finalmente, poi te. Qual è, quello inglese o quello con la cannella e non mi ricordo come si chiama, la curcuma? Quello inglese, però prima anche la professione, se ti fa piacere. Sì. Allora lo fai sedere a me, no! Mi dispiace, Breezer, forse dovresti andare a cercare compagnia più della tua... Portata. Va bene, ok, me ne vado via. Ah, sì che me ne vado via. Me ne vado a fare il tè romantico con il mio amico Elox. Che ve lo faccio vedere io che si può fare il tè romantico. Voglio dire, il tè per bene con Elox. Perché te lo faccio vedere io che posso farlo pure io il tè per bene con amici che non siano quelle. Ma cacchio, adesso li faccio vedere io. Mamma mia, adesso li faccio vedere io. Guardate, adesso sono benissimo. Elox è anche bravo a fare il tè. Quindi adesso lo vado a bere da lui. Così almeno me ne vado a letto prima. Perché non vorrei quello? Oh mio Dio, Elox? Elox? Cosa? Elox? Ela? Cosa è successo in casa tua? Perché tu così sporca? Ho fatto delle giocate nel fango. quindi ho sporcato un po'. Vabbè, sì. Cosa dobbiamo fare qua? Cos'è questa puzza? Oh? Come boh? Ah, sono io. Oddio, Elox, da quant'è che non ti lavi? Oh mio Dio, volevo fare un... Non volevo bere un po' di tè con te. Ah, vabbè, tranquillo. Vado a farmi la doccia un attimo e arrivo. Tu intanto accomodati. Vabbè, facciamo che lo beviamo un'altra volta, Elox. Oh, porca miseria. Ma porca miseria. Porca... Non è una parolaccia. Breezer, tesoro. Cosa vuoi ancora, mamma? Dai, ti prego. Sto prendendo le zucche, mi servono. Stavo pensando, Breezer, che forse avremmo trovato una soluzione al tuo problema. Magari dovresti andare in collegio. Mamma, ho 22 anni, mamma. Ma secondo te vado in collegio? No, non ci vado in collegio. Non ci vado in collegio, ok? Ma perché stare con le suore potrebbe farti bene. Dire porca trotta non è una parolaccia. Porca trotta. Cosa? Oddio, i zombie. Mamma, tranquilla, ti salvo io. Breezer. Breezer, è tutto inutile. È tutto inutile? Perché è tutto inutile? È tutto completamente inutile. Allontanati, mamma. Ma mi dispiace. Ma ho detto solo porca trotta. Cosa pensi che posso suonare ancora? Oddio, oddio, ma da dove spawnano questi scheletri? No! Accanto, Breezer! No, 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 mamma! Cacchio! Mamma! Breezer! Sì! Breezer, sono in una cosa rossa. Ah, sì, clicca respa, ritorna al gioco, clicca, mamma, è un pulsante gigante in mezzo allo schermo. Sì, sì, ok. Oh, madonna mia, fammi prendere la legna, veramente. Mia madre oggi si sta rompendo le... C'è questo suono? Mamma. Mamma, che... sono uno spirito vendicativo. È spirito vendicativo, mamma, ma non esiste una cosa del genere. Mamma, ti prego, togliti quel lenzuolo di dosso, per favore. Sono uno spirito vendicativo. Sono qui per dirti di pentirti delle tue scelte. No, Breezer. No, non... Mio Dio, solamente perché ho detto porca trota, non è una parola... Adesso gli spiriti si vendicheranno su di te per quello che hai detto, spiriti! Ma quali spiriti? Ma che cacchio so? Oddio, ma che cacchio so? Spiriti, vendicatevi su questo giovane umano per quello che ha detto. Mamma, non ho detto niente. Mamma, mamma, senti, andiamocene da qua. Ok, andiamo a casa. Andiamo a casa. No, ma io stavo... Dai. No. Ma non ho finito. No, mamma, togliti.
Ma che cacchio di spiriti sono, mannaggia. Sono spiriti di gatti, poi alle scatole. Oh, Gesù santo. Senti, mamma, andiamo via da questa parte. Ok, a casa. Mannaggia, ma non riesco proprio a tenerti. Corri via. Sono tutto imbacuccato, non riesco a correre. Corri. Aia, corri. Dai, che stiamo riuscendo, Madonna, madonna. Ok, finalmente, mamma mia, che spiriti delle scatole. Senti, mamma, allora, questa è l'ultima volta che ti vedo, ok, vestita in questo modo, che è così, ok? Ecco. Sto solo cercando di aiutarti, Sfreezer, lo capisci? Sono tua madre, mi preoccupo per te. Non c'è bisogno. Gesù, fammi andare a dormire, ho sonno. Prego, chi è? No, mamma, non vale entrare, Mamma, il cocchio, non vale. Ok, ecco qui, è pronto. Oh, finalmente, posso vai, farti Alex. Vedere il mio nuovo biscotto. Oh, mamma mia, biscotto. Avevo così tanta voglia di provarlo. Però non buttarlo per terra. Ecco, biscotto. Grazie. Oh, vediamo. Porca trota, Violet, ma questo è buonissimo, questo biscotto. Cos'hai detto, Sfreezer? Oh no, non dirmelo pure tu, dai. Ho detto porca trota, Violet, non è una parolaccia, per favore, non metterti pure tu. Le parole brutte e terribili mi fanno salire il crimine, Sfreezer, mi fanno salire il crimine. Ti fanno salire il crimine. No, Violet, oh mio Dio, l'ho fatto salire il crimine solamente perché ho detto una parola. Violet, non puoi. È la fine del mondo. Violet, smettila. Dove vai? Provo a fermarmi. Ma provo a fermarti cosa? Sfreezer, il mondo è così crudele, Sfreezer. Io non voglio più vivere in questo mondo. Adesso la faccio finita. Ma che cacchio? Oh Gesù santo, ma. Ma può respawnare però. No. Che bella giornata oggi. Oh, ciao mondo. Forse l'è servito. Faccio io carezzare le pecorelle. Forse l'è servito per scaricare la tensione. Ok, va bene. Non dico mai quella parola allora davanti a Violet. Forse è meglio evitare. Cavolo, Crook, non posso credere che stia funzionando il nostro piano. Sì, assurdo. È incredibile che ci stia cascando. Sì, dicendo solo porca trota, mi facciamo fesso in questo modo. Già, conosco troppo bene il mio piccolo pollino. Sì. Poi se riesco devo fare qualche aggiornamento sul telecomando. Magari metto qualche altro scherzo ancora più divertente. Non sarebbe male, questo telecomando è stato veramente veramente molto utile. Evocare i fantasmi, gli zombie. Non pensavo che un telecomando potesse fare tutte queste cose. Magari la prossima cosa faccio veramente sparire mezza casa, forse. Sarebbe molto divertente. Sì, sarebbe fighissimo. Oppure qualche fuoco d'artificio in casa, poi non so. Già, è giusto che il piccolo Sbri impari che certe parole non bisogna dirle per il rispetto di tutti quanti, anche di se stesso. Deve pensare alla sua povera anima. Ecco, perché è una cosa sbagliata dire quella parola. Sono in combutta contro di me. Esattamente. Sarebbe troppo bellissimo. Beh, si dovrebbe inventare qualcos'altro, tipo far sparire la casa, come dicevi, o non so. Mettere un po' di lava. I vestiti. Un po' di lava, sì, potremmo far cadere tutti i suoi amici nella lava, tipo. Cosa? Giusto. Oddio, qualcosa. Tanto ve li spawnano. Poi in caso di casi estremi se lo dice tipo 10 volte di fila spawnano un Ender Dragon. Molto distruttivo, sì. Veramente fatemi schiaccio questo biscotto. Oh cavolo, forse meglio non farmi vedere. Va bene. Forse. Allora metto io devo andare. E come si fa uscire da questo posto? Devo fare il tasto ESC in alto a sinistra e fai disconnect o predisconnetti. Ok, questo lo lascio qui perché altrimenti lo porto con me e magari ti serve, così gli insegni anche qualche altra lezione. Vado, premo quel tasto lì, lo vedi? Questo. Veramente non ci voglio credere. Ma io non riesco a vedere. No, è andato. Vabbè, andiamo a casa. È tutta una combutta. Questo telecomando. Fatemi vedere il telecomando. Controller della mamma. Crook gli ha fatto un telecomando per prendermi in giro. Quindi tutte le volte che sono spawnati quegli zombie e quelle volte che sono spawnati quei fantasmi, anche quando magari sono scomparsi i cavalli di Zoe, è stato tutto opera di questo telecomando creato da Crook per mamma. Oh mio Dio, non ci voglio credere.
Oh, ma porca miseria, adesso basta, mi sono rotto le scatole. Altro che se mi sono rotto le scatole. Adesso mi vendicherò. Mi vendicherò, sì. Appena ritorna mia madre dentro il server, mamma mia, utilizzerò questo telecomando a mio servigio. Porca miseria, e adesso vi farò vedere io. Veramente. Ah, tanto sicuramente non lo ritroverà e ritornerà a casa di Crucco. Quindi nascondiamoci momentaneamente da qua, da dove è iniziato tutto. E poi ritorniamo verso l'alto. Sì. E quindi mi stai dicendo che hai fatto qualche altro piano? Sì, forse ho qualcosa in mente. Devo farci qualche ripassata in altre comande. E poi per domani sarà molto divertente la situazione. Ah, stupendo, non vedo l'ora. Questo insegnerà sicuramente al mio piccolo figliolo una lezione che non dimenticherà facilmente. Esatto. Ma, Crucco, ce l'hai tu il telecomando, giusto? No. Io non ce l'ho. Come non ce l'hai? E dove cavolo lo metto il chip? Pensavo l'avessi tu. No, non l'ho più preso da quando ok. Clic. Cavolo, quindi devo nella foresta. Oh, maledizione, dovrei andare lì. Forse c'è gli scompartimenti segreti. Cosa succede? Aiuto! Perché ci sono lì? Perfetto, adesso clicchiamo quest'altro tasto che in teoria dovrebbero spawnare i fantasmi. Clic. Oh, si sono spawnati i fantasmi. Ah, vai. Perché sono arrivati anche i fantasmi? Ma che cazzo sta succedendo? Hanno l'arma letale. Aia. Come cavolo sono entrati? Aia. Crucco, pensavo che la tua casa fosse a prova di ladri e qualcosa del genere. Sono stato io. Sbreezer? Che cavolo hai fatto? È opera mia tutto questo. In realtà sono io che sto utilizzando il telecomando, perché tu mi hai maledizzato contro di me. Perché lo sapevi pure tu che quella parola non era una parolaccia. Volevate solamente mettermi motta noia, vero? Signorino Sbreezer, lo sai che non apprezzo quando tratti così tua madre. Mamma, dovresti è inutile vergognarti. Anche davanti all'evidenza non puoi dirmi nulla. E oggi ho vinto io. E oggi io devo insegnarti qualcosa. Vedi, ogni tanto pure i figli dovranno insegnare qualcosa ai propri genitori. Sbreezer, non mi piace il fatto che tu parli in quella maniera. Ma non è una parolaccia, e lo sa pure Crucco. Solo che fai finto tonto perché si diverte a vedermi dietro te che mi... Sì, va bene. Ci ha rubato un oggetto importante. Mamma, quindi, lo sai, ecco. lo sai che Crucco una volta ha chiamato Violet, la sua ex ragazza, in questo modo? Perché semplicemente non era d'accordo. L'ha chiamata. Ma in cosa? Ma non è vero. Cosa? Ma non gli credere, è un bugiardo. Sì, da Crucco. Sì, non posso credere che ti ho invitato al mio tè delle prove persone. Ma non ho mai detto questa, quella. Che cosa ha detto poi? Che gli hai detto? Tu lo sai, quando gli hai detto a Violet. Cosa? Ma te lo sei sognato? No, senti, no, l'hai detto. Che vergogna. Non ci posso credere di essere. Oddio. Ma non ci credi di essere ancora in questa casa? Ti consiglio di non stare più con lui, anche perché. Non ci credere. Crucco, mi dispiace. Mamma, questo controller adesso lo prendo e lo distruggo perché non lo puoi utilizzare, ok? No. È come cittare. D'accordo. E su Minecraft esercizi ti bannano dal server, ok? Oh no, non voglio essere... Infatti, bannata. Annaggia. Mi raccomando, clicca questi altri video per altre nostre avventure. Per non perdertele, entra nel nostro discord.gg/sbreezer. E mi raccomando, iscriviti al canale! Yeah! Fatelo! Ciao!